Santa giornata, cari fratelli e sorelle, e buon lunedì della settimana santa. Recitiamo insieme la preghiera del mattino di oggi, 29 marzo 2021. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggiore tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male, la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Recitiamo insieme il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Madre Teresa di Calcutta, di fronte alle innumerevoli problematiche che di frequente assediavano la sua vita, ha deciso di trovare un modo di invocare l'intercessione della Vergine Maria, che poi ha deciso di chiamare novena d'emergenza. L'arcivescovo Lee Masburg, amico e consigliere spirituale della Santa, ha spiegato nel suo libro Madre Teresa di Calcutta, istantanee di una vita, che questa rappresentava la sua più potente arma spirituale. Le novene sono preghiere che vengono fatte durante il periodo di 9 giorni e sono abbastanza comuni all'interno della Chiesa. Tuttavia, questa preghiera, promossa da Madre Teresa, consisteva nel recitare 10 immemoriali in un solo giorno, rapidamente, con i propositi bene in mente. Memorare è un'orazione per chiedere l'intercessione della Vergine Maria, comunemente attribuita a San Bernardo da Chiaravalle. Madre Teresa ha sempre pregato 10 memoriali perché dava per scontata la collaborazione del cielo e aggiungeva un 10° memoriale, quindi, per ringraziare il Signore del favore ricevuto, quindi non erano 9 ma ben 10. Questa novena d'emergenza aveva in comune con le novene una cosa, però, la fiducia infinita nell'aiuto divino. Così come fecero gli apostoli i 9 giorni che rimasero con la Vergine Maria, madre di Gesù e di tutte le donne, in attesa dell'aiuto promesso dallo Spirito Santo. Madre Teresa utilizzava questa orazione per la salute di un bambino malato, prima di importanti incontri con le autorità, quando i passaporti sparivano, per richiedere l'aiuto celestiale quando le provvigioni finivano. Ecco la preghiera. Ricordati, o pigissima Vergine Maria, che non si è mai udito che qualcuno sia ricorso alla tua protezione, abbia implorato il tuo patrocinio e domandato il tuo aiuto e sia rimasto abbandonato. Sostenuto da questa fiducia, mi rivolgo a te, Madre, Vergine delle Vergini. Vengo a te con le lacrime agli occhi, colpevole di tanti peccati. Mi prostro ai tuoi piedi e domando pietà. Non disprezzare la mia supplica, o Madre del Verbo, ma benigna ascoltami ed esaudiscimi. Amen. Madre Teresa di Calcutta, prega per noi e per tutti i sofferenti del mondo. Amen.